Ciao a tutti, oggi volevo andare a realizzare un ricevitore Bluetooth. Questo è un progetto che ho già cominciato un po' di tempo fa. Qui vediamo che ho fatto una scatola di cartone che ho rivestito con una pellicola di plastica effetto legno. Qui abbiamo due piccoli altoparlanti che ho recuperato da una vecchia televisione LCD. Qui abbiamo il modulo del ricevitore del Bluetooth, questo è un piccolo amplificatore, qui abbiamo l'interruttore e questa è una batteria ricaricabile. E ora andremo a vedere come assemblare il tutto. Bene, per quanto riguarda gli altoparlanti, visto che sono molto piccoli e molto leggeri, andrò a fissarli con della colla a caldo. Ora, mentre la colla a caldo si solidifica, andiamo ad aprire la batteria portatile. Basta inserire un cacciavitino qua. E vediamo che in un attimo si apre il coperchio. Così abbiamo già smontato tutto. Perché l'ho smontata? Così montata occupa troppo spazio. Mentre solo la batteria la posso andare ad inserire in mezzo a due altoparlanti e fare in modo che la scatola si chiude, altrimenti non si chiudeva. Bene, vediamo come ho realizzato la connessione tra questo che è l'amplificatore e questo che è il modulo del Bluetooth. Qui ho saldato un cavetto con la spina jack e vado a introdurlo in questa presa, che è una presa per il jack, in questo modo. E così andiamo a realizzare la connessione tra il modulo, tra l'uscita audio del modulo del Bluetooth e l'entrata audio dell'amplificatore. Qui dove c'è la scritta OUT è l'uscita dell'amplificatore e ho saldato due cavetti che poi andrò a saldare agli altoparlanti. Bene, ora abbiamo collegato anche i fili per il più e il meno. Vediamo qua i fili che vanno alla batteria. Arrivano al modulo dell'amplificatore e da qui vanno al modulo del Bluetooth. Ora voglio andare a collegare i fili alla batteria e agli altoparlanti in modo da fare una prova se funziona tutto e poi andare a fare l'assemblaggio finale. Bene, ora ho collegato tutto. Vediamo che il modulo Bluetooth sta funzionando. E qui ho uno smartphone, ho collegato via Bluetooth. Bene, la prima prova così volante è andata bene. Ora vado ad assemblare il tutto e metterlo nella scatola, poi vi farò vedere il risultato finale.
Bene, andiamo a vedere ora come è assemblato l'interno. Vediamo sul fondo i due altoparlanti. Poi sopra con la colla ho incollato la batteria e i due moduli. Qui dietro ho fatto un buco dove c'è la spina per la ricarica della batteria e ho messo l'interruttore. Ora andiamo a chiudere tutto e facciamo una prova di ascolto. Bene, così è come si presenta la scatola una volta chiusa. Vediamo qui l'interruttore e la spina per la ricarica. Se andiamo ad tirare su l'interruttore, si accende. Enter to Bluetooth. Abbiamo sentito che si è Bluetooth acceso. connected. Andiamo ora a sentire l'audio del Bluetooth tramite lo smartphone. Ok, si sente bene, sono abbastanza pulito. Per questo video è tutto. Se vi è piaciuto lasciate un like ed iscrivetevi al mio canale per vedere altri bei video sempre sull'elettronica. Ciao a tutti.